posizionato di cui dice il radiocollare nei pressi della Marzola. Quindi noi, per noi vale ancora l'ordinanza che avevamo emesso a suo tempo, e quindi cattura dell'orso con eventuale abbattimento qualora fosse pericoloso sulle persone in un determinato momento. Comunque l'obiettivo è quello di catturarlo, e abbiamo parlato col ministro, abbiamo fatto presente che si pone un problema reale lì dove può essere inserito questo orso. Abbiamo chiesto al ministro di farsi carico di ritrovare aree, zone dove poterlo collocare, visto che il ministro ha una posizione, diciamo, molto liberale, ecco, sulla vita di questo soggetto. Allora, in collaborazione, gli chiediamo, ci venga a dire dove lo possiamo portare una volta catturato. Alla popolazione residente nelle vicinanze date consigli particolari? Abbiamo dato mandato al Corpo Forestale di fare un controllo del territorio costante e continuo in quelle particolari zone, quindi consigliamo una cauta attenzione sull'ipotesi della presenza di questo animale, che solitamente, diciamo, non si è avvicinato ad abitazioni, è sempre rimasto in montagna, però in montagna ha fatto pesanti danni a suo tempo. Ecco, Presidente, lei dice che ha parlato con Costa, ma le risposte che Costa le ha dato, quali sono state? Costa ha garantito un impegno importante sul trovare aree dove portare questi elementi problematici, che non è solo M49, è JJ4, è il numero elevato, troppo elevato, di esemplari che abbiamo sul nostro territorio, causa ovviamente la crescita che c'è stata in questi anni. Ho informato anche il sottosegretario Fraccaro, che da Trentino sicuramente ha una particolarità di visione, anche ritengo molto legata al territorio, quindi auspichiamo che ci siano delle soluzioni.